inizia a farsi scottante e non parlo della giornata torrida, questo quarto e penultimo appuntamento dei Trofei Moto Estate. Siamo ritornati sul circuito di Varano de Melegari dopo il primo appuntamento che abbiamo trascorso in primavera ad aprile e andiamo a ripercorrere la giornata di sabato in cui non si sono viste solamente le qualifiche ma anche due gare, quelle della Sport Bike e della Mille Open. Partiamo con la prima che ha visto la vittoria di Roberto Jason Sarchi battendo Fabio Starnone, ma sono due i grandi colpi di scena di questa gara. Mattia Sorrenti, uno che si gioca al campionato, è fuori subito dopo due curve, è fuori anche De Stefani, su un altro contendente importante di questo campionato, ma prima andiamo a sentire le parole di Sarchi dopo la sua vittoria. Sì, è stata una gara molto faticosa, soprattutto per il caldo, ha faticato tutti. Diciamo che sono stato quasi tutta la gara in testa, quindi sono riuscito a gestirla abbastanza bene. È stato molto bravo Fabio all'ultimo giro a fregarmi la serata qua. È una nuova battaglia all'ultimo giro, sono riuscito all'ultimo settore a infilarlo e chiudere il primo. Una vittoria che vale molto anche in termini per la classifica, giusto? Sì, il campionato vale molto, io sto cercando di rimanere costante dall'inizio del campionato, quindi portiamo avanti questo obiettivo e cercherai di vincere. E cercherai di ripeterti domani? Assolutamente sì, per forza. Grazie. Grande prova di forza invece di Costantino, sempre nell'altra prima gara di questo tardo pomeriggio dei Trofei Moto Estate. Nella Mille Open riesce a regolare Lorenzo Reinaudo e si va a prendere non solo la vittoria della gara, ma anche la leadership del campionato. E andiamo ad ascoltare le sue parole. Alessandro Costantino, vittoria importante anche te, guardando la classifica? Sì, assolutamente. Ci ha dato una mano Reinaudo, tra l'altro, a farmi fare un bel risultato e soprattutto cominciare a staccare gli altri, proviamoci, fa un caldo incredibile, è tosta, però dai, andata bene. Grazie. E ora tocca riprovarci domani. Ah, domani tre giri in più, però ci proviamo, sì, assolutamente, grazie. Cristini invece è terzo, riesce a limitare i danni, mentre invece Lobartolo sì, parte bene, però fatica, cala ed è quarto. Palazzi Filippo Maria invece si trova in pole position provvisoria nella classe 600 Open, mettendosi alle spalle San Savini e una wildcard di assoluto livello, di primo ordine, quella di Samuel Di Sora, che ha una particolarità, è nato in Francia, sua madre è francese, suo padre è italiano, ma vive in Spagna, ad Alicante, e fa il pilota del Mondiale Supersport 300. Al momento nella classe 300, che comprende anche 125, Supermono e Moto 4, c'è Casagrande Contardi davanti a tutti, mettendosi alle spalle il solito poker di piloti che si gioca questo campionato, Sala Virone Dotti, mentre invece l'altro pilota che comunque è importante in questa categoria che si gioca al campionato, ovvero Andrea Sorrenti, è un po' più staccato, fatica di più, è ottavo. La Race Attack 1000 invece vede protagonista per il momento ancora una volta Matteo Gallan, che è riuscito a mettersi dietro di sé Cristini e Proietti, gli unici due piloti appunto dietro di lui che sono riusciti a stare sotto secondo di distacco. C'è Vitellaro subito dietro, anche lui uno dei mastini di questa categoria, però è già sopra secondo. Vedremo se domani nelle Q2 riuscirà a migliorare. L'abbiamo lasciata per ultima non perché sia meno importante, anzi la Race Attack 600 questo weekend potrebbe già incoronare il suo campione, e parliamo di Alberto Bettella che ancora una volta nelle qualifiche è il leader davanti alla wild card Larini e Osler. Fatica invece purtroppo ancora William Benedett, che sì è decimo in classifica ma ci sono anche altri problemi di natura tecnica, il motore della sua Yamaha non risponde bene, quindi vedremo nella giornata di domani se riuscirà a sistemare questi piccoli problemi, perché sappiamo che lui al campionato ci crede e fa bene, perché la matematica dice ancora così. E quindi è arrivato il momento di puntare le sveglie, perché domani a partire dalle ore 9 del mattino gli ultimi turni di qualifica che decideranno le griglie di partenza, e dalle 11:20 le gare importantissime e decisive, perché adesso i punti inizieranno a pesare. Come sempre ricordatevi di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram per non perdere un attimo dei Trofei Moto Estate.